Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Vi ricordate Nicole Murgia? La figlia di Emilio Solfrizzi in Tutti pazzi per amore? L'attrice è finita in una bufera mediatica senza precedenti. Tra i protagonisti della vicenda lei, un uomo, e un'altra donna. Ecco cosa sta succedendo. Com'è diventata Nicole Murgia? In molti ricorderanno Tutti pazzi per amore, la serie TV all'italiana che narra la storia di una famiglia allargata composta da due adulti e due ragazzini che inizialmente non si sopportano ma che imparano ben presto ad amarsi. A distanza di anni, Nicole Murgia ha mantenuto la sua bellezza, anzi oggi è ancora più bella di come ve la ricordavate nella fiction. L'attrice è finita nel mirino dell'opinione pubblica, e su di lei si è scatenata una pesante bufera mediatica. Ecco cosa sta succedendo. Gli esordi in Tutti pazzi per amore. La serie firmata Rai Tutti pazzi per amore, fin dagli esordi, ha riscosso un grandissimo successo. La fiction all'italiana narrava di una famiglia normale, portando sul piccolo schermo i drammi familiari e d'amore che ogni giorno abitano le case degli italiani. Nel tempo i telespettatori si sono affezionati sia alla narrazione che ai componenti della famiglia allargata, che ha regalato ai telespettatori moltissimi di colpi di scena durante le tre stagioni. La particolarità della serie sta nell'interpretazione di brani iconici del repertorio italiano, motivo per cui è diventata molto conosciuta. La musica, quindi, è un fil rouge che accompagna i protagonisti novi per tutte le stagioni della serie firmata Rai. Emilio Solfrizzi, nelle vesti di Paolo, si muove in simbiosi con sua figlia Cristina, interpretata dalla giovanissima Nicole Murgia. Oggi Nicole è diventata grande e il suo cambiamento è davvero allucinante. Negli anni, inoltre, è diventata mamma. In questi ultimi giorni è al centro di un processo mediatico molto pesante, che la vede protagonista indiscussa. Gli utenti non spendono buone parole sul suo conto. Ecco cosa sta succedendo. Attrice italiana. Nata a Roma, Nicole Murgia è un'attrice molto amata dagli italiani. Inoltre, forse non tutti sanno, che è la sorella del famoso calciatore Alessandro Murgia. Nel corso della sua carriera ha lavorato al fianco di grandi attori del panorama italiano del calibro di Sabrina Ferilli e Luca Zingaretti. La bufera mediatica che la coinvolge. Attualmente la sua carriera si è stoppata, perché la bellissima Nicole si sta dedicando totalmente ai suoi figli. L'attrice è molto attiva sui social, dove condivide la sua vita privata. Questo l'ha portata facilmente al centro dell'attenzione mediatica e talvolta viene sottoposta a pesanti critiche. Oggi ha 30 anni. Quando recitava in Tutti pazzi per amore era una ragazzina acerba, ma bellissima. La sua bellezza rimane unica e riconoscibile. È rimasta identica a quella ragazzina che debuttava sul piccolo schermo attraverso la serie TV firmata Rai, ma è sicuramente più consapevole di se stessa dal punto di vista personale. In questi giorni si parla molto di lei per via della sua parentela con Alessandro Murgia, che tra poco diventerà padre. Infatti, il calciatore aspetta un bambino insieme a un altro volto noto della TV italiana. Stiamo parlando dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria De Ganello. Si parla molto della questione soprattutto sui social in quanto i due non stanno più insieme, ma sono in attesa della nascita del bambino. Inoltre, sembra che Alessandro abbia voluto prendere le distanze dalla vicenda e dalla futura paternità. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo benzina sul fuoco,
rivelando che qualcuno della famiglia di Alessandro utilizza profili fake per insultarla. Alcuni pensano che si tratti proprio di Nicole Murgia, ma non possiamo averne la certezza. L'attrice, intanto, nega qualsiasi coinvolgimento nella questione. Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.